Una grande questione nazionale che io qui proprio a Como voglio ricordare, so che tu sei sensibile sin dal 98, Gianfranco, tu dimostrasti sensibilità su questo tema. Accanto alla questione meridionale c'è anche una questione settentrionale. C'è una questione settentrionale che si riassume proprio qua in Lombardia nel fatto che se all'inizio degli anni 90 la Lombardia era la quarta in Europa per prodotto interno lordo, oggi è poco più della media europea. Questo significa che proprio nel ventennio di egemonia politico-culturale leghista, in cui la Lega avrebbe dovuto fare sfracelli, la Lombardia ha perso competitività, la Lombardia ha perso ricchezza. Forse perché, anziché occuparsi del Dio Po o di qualche scrivania trasferita a Monza, probabilmente la Lega avrebbe dovuto occuparsi di quelle grandi riforme che possono far ripartire finalmente il nostro paese. Ti affidiamo il compito, caro Gianfranco, di rappresentare gli interessi più alti e più nobili della nostra gente, gli interessi più alti e più nobili della nostra Repubblica, perché tanti, tanti italiani, a iniziare qui da Como, vogliono finalmente la rinascita del nostro paese. A te la parola. Io desidero innanzitutto ringraziare Mario Pastore e Giuseppe Valditara per quello che hanno detto, ma soprattutto per quello che insieme a tanti altri stanno facendo per far comprendere non soltanto qual è l'anima, la linea ispiratrice, il punto di riferimento valoriale, la libertà, ma soprattutto per far comprendere a tanti, tanti italiani di che cosa per davvero ha bisogno il nostro paese per uscire da questo momento che, diciamolo francamente, è forse uno dei più tristi che pure nella nostra storia l'Italia è stata. E ringrazio Giuseppe Valditara per aver detto, seppur tra le righe, che il futuro della libertà non è nato per chissà quale volontà di protagonismo, per chissà quale personale contrasto, per chissà quale naturale ambizione, molto più semplicemente perché siamo stati messi alla porta nello stesso momento in cui ci siamo assunti la responsabilità di far suonare un campanello d'allarme. Era facile prevedere quello che purtroppo è accaduto. Eravamo preoccupati un anno fa, lì, per una deriva che il popolo delle libertà stava assumendo, la incapacità sostanziale di comprendere quella che è la realtà vera in termini economici e sociali del paese, anche al nord. Era facile capire già un anno fa che il supremo valore della libertà si deve nutrire quotidianamente di legalità, di rispetto delle regole, di cultura del dovere. Siamo stati messi alla porta perché evidentemente avevamo fastidio. La cosa che più mi offende in tante polemiche è quando si dice ma chissà fini per quale motivo l'ha fatto, chissà quale ambizione personale. Se avessi avuto come stella polare quello di titolare almeno i miei interessi, beh, amici miei, sarei rimasto tranquillo come tanti altri in una condizione che ha presentato a noi tante tante fatiche, tante salite. Non si è trattato di una scissione per chissà quali meschini interessi, si è trattato di un'assunzione di responsabilità da parte nostra, nello stesso momento in cui siamo stati posti di fronte al bivio, o accettate quello che è l'andazzo oppure quella è la porta, siamo stati messi alla porta. Ma è storia di ieri, non voglio fare polemiche, vi prego soltanto di ricordare a chi ha la memoria corta che non c'è stata alcuna scissione, non c'è stata alcuna frattura da noi preordinata, o si continuava a dire signor sì, come tanti continuano a fare, salvo poi in privato dire che vergogna, o si dimostrava di avere la schiena diritta e si cercava di alzare qualche bella bandiera per parlare un linguaggio che sia il linguaggio di una buona politica e soprattutto il linguaggio di un amore sincero per la nostra patria. Io voglio cominciare il mio ragionamento con voi soprattutto su questo aspetto. L'ho detto a Mirabello domenica scorsa, ci sono dei momenti in cui i popoli vengono posti di fronte a delle prove difficili. Domenica era l'11 di settembre, tutti ricordavano il decennale di quella tragedia. Credo di dire la verità dicendo che gli Stati Uniti d'America si salvarono dall'onda psicologica dopo l'11 di settembre, il trauma che ebbero,
la più grande potenza del mondo che era violabile, colpita a casa sua, ha battuto i simboli di quello che in qualche modo erano gli Stati Uniti, perché si salvarono psicologicamente? Perché ritrovarono una ben precisa identità nazionale, perché seppero valorizzare il fatto di essere una comunità. Ci sono dei momenti nella storia in cui, quando i popoli hanno di fronte delle sfide, o trovano delle radici comuni e trovano quindi dei valori unificanti, oppure il rischio è quello di far prevalere gli egoismi. Oggi la nostra Italia è in un momento in cui deve saper ritrovare il senso di essere una nazione. Ed è questa la ragione per cui è estremamente grave che, con responsabilità di governo o con forti responsabilità politiche, siano sempre più flebili nell'ambito del centrodestra le proteste di coloro che, ogni qualvolta da parte della Lega c'è una violenta polemica nei confronti dell'unità nazionale, o peggio ancora, come ha fatto ieri il ministro Bossi, una palese invocazione della secessione, è estremamente grave che chi ha responsabilità di governo, a partire dal Presidente del Consiglio, o chi ha grandi responsabilità politiche, gli amici del Popolo della Libertà, tacciano come se si trattasse di una sciocchezza, come se non fosse il caso di prendere sul serio quelle parole che, lo voglio dire con chiarezza, non offendono soltanto gli italiani dal po' in giù, offendono gli italiani tutti, offendono gli italiani del nord, esattamente come gli italiani del nord. Perché non è soltanto la retorica, qualcuno potrebbe dire, dell'amor patrio, a parte che retorica non è. O siamo davvero una comunità nazionale o rischiamo di essere un insieme di egoismi geografici. È necessario oggi difendere la coesione nazionale, ribadire il valore rappresentato dall'unità della Repubblica, proprio per quello che sta accadendo a livello europeo, a livello globale. È possibile che non si comprenda che l'avvenire del Nord Italia è l'avvenire dell'Italia intera. È completamente fuori dalla logica e fuori, per certi aspetti, dalle dinamiche economiche, pensare che il Nord Italia possa camminare più velocemente nello stesso momento in cui dovesse essere una delle tante entità nell'ambito dell'Unione Europea e non già una parte di un importante paese qual è l'Italia. Lo voglio dire con un esempio: se ci si preoccupa in Germania, come in Francia, come in Italia, come in Gran Bretagna, di quel che accade in Grecia, è perché la logica globale, la logica di un'Unione Europea che è un soggetto di carattere economico, soprattutto nell'area euro, è una logica per la quale il piccolo egoismo geografico è destinato non a garantire miglior tutela del lavoro e della qualità della vita di chi vive in quell'area geografica, ma è destinato a ottenere il risultato esattamente opposto. L'Italia esce dalla crisi tutta intera e il Nord non ha bisogno di invocazioni secessioniste, di carnevalate padane, ma ha bisogno soltanto di un governo che governi, ha bisogno di un governo che si dedica ai problemi dell'economia, ha bisogno di un governo presieduto da un premier che non dica scherzosamente di farlo a mezzo servizio perché ha la mente impegnata altrove, ma il Nord ha bisogno, al pari di tutta l'Italia, di un governo che sia cosciente in primo luogo della necessità di tenere i conti pubblici sotto controllo, per carità, ma soprattutto di far ripartire la capacità della nostra società di produrre di più. Io voglio dedicare qualche minuto del mio intervento proprio a questo aspetto, perché non c'è ombra di dubbio che viviamo in una fase in cui sono molte le nuvole che abbiamo dinanzi, la pubblica opinione lo percepisce, in tanti cominciano a temere che il loro futuro sia peggiore rispetto alla condizione in cui ci troviamo oggi, e il dramma in particolar modo dei giovani. In questo Uniti, nel meridione c'è più disoccupazione giovanile, ma anche nel nord, chi parla con i ragazzi sa che c'è una forte insicurezza sul futuro. Sono tanti giovani di Como, della Lombardia, che temono domani di non poter continuare a vivere nella condizione in cui vivono oggi, perché sanno che la condizione di oggi è il risultato di tante fatiche delle famiglie. Siamo in una fase senza precedenti, i ragazzi cominciano ad avere paura del domani, e quando in un popolo i più giovani non hanno l'ambizione di costruire un futuro migliore, quel popolo rischia per davvero di avere dinanzi un tramonto. Orbene, in una condizione di questo genere, che cosa è indispensabile? È indispensabile innanzitutto parlare un linguaggio di verità, essere